In una delle precedenti puntate di È tutta cultura, in onda da Spazio Gerra, studi alimentari cult sui canali di Telereggio, avevo accennato al fatto che il nostro regista è una delle poche persone al mondo che hanno venduto qualcosa come 1,5 milioni di dischi, cifre che non so, un tempo si citavano quotidianamente, adesso ormai non si citano neanche più. Ma l'aveva fatto inconsapevolmente. Allora oggi finalmente tiriamo dentro, ecco, tiriamo dentro l'angolo regia di Inquadrati Alfredo, di Alfredo, sì, Miti, che è sempre lì in mezzo a questa situazione quasi cyborg. Di solito il regista non si deve vedere, ma non è vero. Stavolta facciamo così un'eccezione. Sai che le regole della televisione sono ormai completamente infrante sotto ogni punto di vista. Specie qui alimentare calcio, spazio Gerra. E beh, qua noi cerchiamo di essere, come dire, fuori dalle regole almeno, cioè, diciamo che ci piace pensarlo, poi in realtà siamo, come dire, molto, molto regolari. Però prima di introdurre poi l'ospite della puntata e il tema della puntata, volevo un attimo anche svelare questa cosa, no? Cioè, tu sei effettivamente uno che ha venduto 1,5 milioni di dischi a mia insaputa, a tua insaputa, come il famoso Rodriguez, che era famoso, esatto, in Sud America. Sì, però Rodriguez a un certo punto l'hanno riscoperto, è diventato famoso, è andato in tournée in Sud America. No, veramente, io ho fatto una sigla di una telenovela, una delle telenovele più viste al mondo di tutti i tempi, con 8 repliche per 8 anni, a mia insaputa ha venduto 1,5 milioni di dischi stampati dalla Columbia Record. E niente, lì cercano il gruppo che non è mai andato a fare. Dunque, parliamo di che angolo della terra, di quale continente, perché va specificato. Beh, in Brasile, ovviamente. In Brasile, una cosa che avevo fatto qui con una corista di Reggio Emilia, nello studio, all'Umbi Studio di Reggio, sai quei tormentoni estivi, no, che devono andare. Come si chiamava, Alfredo, il pezzo? Brasileiro 3. Ma proprio, ma un titolone! Era già un hit nel titolo. E niente, fu preso proprio come sigla di questa telenovela famosissima. Beh, a Teleglobo, sai, la TV nazionale brasiliana. Sì, perché poi in Brasile sono stati i primi, credo, a fare queste telenovele, sì, con, sì, centinaia di puntate. Nell'84 parliamo di, quindi ha avuto repliche per 10 anni, però ancora internet non era, no? E quindi io l'ho saputo poi da internet. Ecco, cioè tu quando l'hai scoperto? Una decina d'anni fa. E quindi questo aveva già avuto 2 dischi d'oro in una compilation con Mick Jagger, i Queen, Madonna, Sade, poi c'era il mio pezzo. Vabbè, cioè, questa è la cosa. Ma la domanda d'obbligo è, cioè, non era più possibile fare niente, sarebbe stato troppo tardi, suppongo. Allora, ho messo avvocati per andare a cercare, però... No, perché 1,5 milioni ti garantiscono la vita, eh? 2 Ferrari, mi aveva detto, esatto, l'avvocato. E niente, però i contenziosi... Cioè 2 Ferrari, una sua e una tua? Sì, una sua e una mia. E in più anche le tournée mancate, perché poi, certo, non sapendolo, cioè lì ero famoso come i ricchi e poveri o Albano, e quindi c'è stato tutto un mancato introito. E, sì, le tournée, lo star system brasiliano, le grandi spiagge, la bella vita. Purtroppo dopo 10 anni i contenziosi non valgono più e quindi... Se la vi... Così vanno le cose, ma hai diciamo un racconto di sostanza da lasciare ai tuoi, sì, eredi. No, no, in effetti, però ho ancora tempo per andare a far serata in Brasile. Certo. Sono nel ricordo di infanzia dei brasiliani. Beh, noi ti fiamo tutti per te, Alfredo, perché comunque... No, ma non c'ho mica tempo, non c'ho mica voglia, non c'ho più voglia. Non vuoi tornare indietro? No. Capisco, quando le cose cominciano ad avere più di 10 anni, sì, non ci appartengono più. Va bene, è così, dai. Bene, torniamo dunque un po' ai temi che caratterizzano e tutta cultura, per cui io, visto che fortunatamente ho qua in studio con me compagna di viaggio Stefania, lascerei a lei l'onere di introdurre l'ospite. Ok, allora stasera, dopo questa bellissima storia, e devo dire che cosa c'è di meglio che non raccontare, poter lasciare in eredità delle storie, appunto. Solo la storia. Esatto. Più che dischi d'oro. Allora, ritorniamo a parlare, la settimana scorsa avevamo parlato di viaggi, quindi eravamo andati fuori un po' dai confini della provincia, ritorniamo invece a Bomba, in città, anzi proprio in centro, e stasera parliamo un pochino di più della
così, della vita notturna di Reggio Emilia, quello che succede in città dopo le 7 di sera, diciamo, della movida, si può dire così, c'è una movida, sì, adesso Reggio, viene ne parliamo. Così. E comunque abbiamo con noi uno dei, così, dei rappresentanti di questo mondo, che è Federico Riccò, che invito a entrare, che gestisce la Bottega 39. Oltre che essere diciamo presidente, credo, dei ristoratori reggiani. Vicepresidente. Quindi, perfetto. Buongiorno a tutti. Ciao Chicco per gli amici, Federico. Sì, esattamente. Quindi uno degli animatori del centro storico al Calare della Sera e oltre, diciamo. Perché questa, appunto, questa zona qui, no? Piazza 24 Maggio, Piazza della Legna, insomma, intorno a Piazza Fontanese, tutta quella zona lì, via San Carlo, che ruota attorno alla piazza, è diventata un po' un magnete, diciamo, attira molto i giovani della città, sono non i giovanissimi, però i ragazzi, quindi fortunatamente c'è, diciamo, no? quest'area della città, soprattutto il weekend. E quindi sì, ti chiedevamo intanto di dirci un po' qual è la sensazione, qual è così, e tu da quanto sei lì? Il locale l'abbiamo aperto nel 2016. Ah, ok, quindi già da un pochetto. Abbiamo fatto un lungo periodo pre-Covid e poi c'è stato tutto il percorso. E già c'è anche quello, sempre per il posto. Ormai la parola Covid rientra in tutte le discussioni, quando si parla di commercio, attività, purtroppo ci si passa sempre. Esatto, quindi voi siete tra i sopravvissuti, diciamo. Siamo dei sopravvissuti, per fortuna, come tanti altri, per l'amor di Dio. Quindi, bene, no, adesso diciamo che è un periodo un po' di passaggio, perché c'è sempre tra l'estate e l'inverno, è sempre un po' complicata. Adesso diciamo che l'estate è lunga, quindi ancora si gode nelle piazze, per fortunatamente le distese, quindi speriamo ancora per un paio di settimane almeno, perché anche l'anno scorso è stato bello. La città ancora è abbastanza viva nel weekend, durante la settimana, insomma. Diciamo che la situazione generale economica limita un po' le uscite in questo momento, mettiamola così. Quindi si vive con delle condizioni di mercato particolari, perché insomma, la sensazione è che la gente i due soldini in tasca li tiene un po' più strette rispetto ad altri periodi. Federico, io sono non curioso di più, perché tutto quello che è intrattenimento e che è, diciamo, accoglienza del pubblico, lo ritengo un fattore essenziale nella vita di una città. Poi anch'io vengo da un mondo di questo tipo, e per cui insomma ho anch'io una certa esperienza, però ne sono uscito, tu ci sei dentro, tu sei uno che viene, correggimi se sbaglio, viene più dalla notte. E quindi sei, come dire, emigrato un po' dalla notte, sì, alla sera. Diciamo per fattori anagrafici. Non sei più un ragazzo, quindi sei emigrato dalla notte alla sera. Ci vuole il fisico, sì, eh. Dopo quasi 30 anni di discoteche, di locali notturni, mi sono ritrovato un po' a sentirmi un po' fuori età. Poi insomma, figlia, famiglia, quindi insomma cambiano tutta un po'. Tutta una serie di fattori. Cambiano che un po' le priorità, che... quindi mi sono buttato più sulla ristorazione. Sì. Anche per non diventare un po', come dire, un rottame, perché la notte pian piano ti logora. Però ti nego che il fascino della notte c'è sempre. Ecco, però, ecco, è qui che io volevo. Ma esiste ancora la notte così come casomai veniva vissuta negli anni 90? O meglio, nella nostra città sono cambiate tante cose, o è un'eccezione rispetto ad altre città? Siamo in linea con quello che succede a Parma, Modena? Siamo ancora un popolo che ama divertirsi? Ci fermiamo agli aperitivi? Ci fai un po'... Ti faccio una descrizione per quello che posso, perché i miei aggiornamenti sul mondo della notte non sono proprio precisi, però insomma ancora ho modo di sentire i miei ex colleghi, soci, addetti ai lavori, quindi insomma un'idea ce l'ho. Allora, diciamo che nel corso degli anni, ovviamente Reggio è stata negli anni 90, era la città delle discoteche, ce n'erano 10, 11, 12 tra Reggio e provincia, arrivavano da tutta Italia, tutto il nord Italia si spostava a Reggio, Modena e Parma compreso. Quindi siamo partiti dall'essere un punto di riferimento, e negli anni un po' perché le discoteche hanno perso un po' di smalto, un po' in generale per quello che è successo
anche nel contorno sono nati cocktail bar, sono i centri storici si sono attivati, insomma sono successe tante cose di mercato, tale per cui le discoteche piano piano hanno perso appille, anche perché per fasce d'età, ad esempio i nostri coetanei, quelli diciamo così, gli over 40, no? Facciamo, stiamo larghi, ce ne abbiamo qualcuno in più, molto larghi, diciamo. Gli over 40 ancora oggi quando escono vanno in discoteca, cioè la serata al mese dei miei amici quarantenni, quando vogliono fare la seratona, un passo in discoteca ce lo fanno, mentre invece i giovani non hanno questa abitudine del farle, di andare a ballare, l'hanno persa un po', quindi ci sono stati diciamo così, delle fasce di età un po' che non hanno frequentato tanto. Oggi, post-Covid, c'era stata questa esplosione, perché erano ripartita la moda dei locali, anche perché dopo un anno tutti in casa è partita l'esplosione e adesso un po' si è tornata a rallentare. Però la situazione che c'è a Reggio, come a Modena, come a Parma, è un po' così in generale. Cioè, quindi diciamo le generazioni più giovani, scusa Stefania, posso chiederle a te, tu hai anche una figlia, no? In questo senso dicevo, hai una figlia che sarebbe in età per frequentare quello che è il mondo delle discoteche, della notte, ma evidentemente per quella fascia d'età forse si è un po' anticipato, quindi questo riguarda poi anche la vita dei vari locali. Non so, anche tua figlia, tu che esperienza hai? Devi tenere al guinzaglio perché vogliono andare in giro di notte? No, però ci vanno a ballare, sì. Per quello ci vanno, ma credo che forse siano più orientati a, come dire, ad andarci proprio notte tarda, molto tarda, ma ad andare nelle feste, cioè quando la discoteca ti propone una festa, magari una cosa a tema, e quindi, oppure sì, a invito, non so. Mi pare più una cosa così, sì, poi parliamo della piccola città Reggio Emilia, poi magari la grande città è diverso, però mi sembra che i ragazzi abbiano più, cioè, e quindi poi in realtà sono come si era anche noi allora, cioè vanno un po' per tribù, no? Per cui c'è quello, sì, che segue più, c'è la techno proprio quella che ti bombarda. No, è vero quello, cioè, che dici, che rispetto al mondo nostro, delle discoteche dove comunque si usciva e si andava a ballare anche, esatto, 2 o 3 sere a settimana, scelgono in base al DJ che c'è, all'ospite, alla tipologia di festa, quindi sono più, perché ci sono le prevendite, c'è la comunicazione social, una volta non c'era, una volta c'erano i PR che giravano con i biglietti, li andavi a trovare nei negozi, era un altro mondo, quindi adesso per loro è molto più facile comunicare e avere informazioni su cosa si fa nei vari locali, le serate, quindi scelgono, esatto. Sì, è vero, sì sì. Ecco, diciamo il tipo di locale che hai tu è un locale molto conosciuto in città, perché parliamo di una insomma, un locale anche di una certa dimensione, si trova lì in Piazza della Legna, la chiamano? Sì, Piazza 24 Maggio. Piazza 24 Maggio, Porta Castello. Sì. Ed è un locale a mezza strada fra l'American Bar, il ristorante, è un locale che fa tante cose. Sì. Ecco. E questa è un po' anche una tendenza, mi sembra di capire, quantomeno nella nostra città, il fatto che tu non ti identifichi solo in una cosa, ma se vuoi in qualche maniera creare un giro devi essere un po' trasversale ai differenti orari. No, diciamo che tutte le cose hanno dei pro e dei contro. Io sono un locale ibrido, a volte, cioè, il fatto di fare tante cose tipo fa perdere un po' di identità. In realtà per me questo è l'identità del mio locale, cioè il fatto che faccio un po' tutto, quindi parto dall'aperitivo, faccio la cena, il dopo cena, faccio i cocktail, ho un target di clientela che in base alle serate cambia, anche in base alle fasce orarie, che vanno però, io non so, dagli over 30 che vengono a cena e magari ho i ragazzi più giovani che vengono dopo cena. Quindi tu devi pensare, diciamo, a accogliere diversi tipi di pubblico, diverse generazioni nell'arco di 4 ore. Nel weekend sì, è così. È chiaro che durante la settimana invece i giovani onestamente sono molto pochi in giro, quindi devi lavorare un po' con la gente un po' più grande, con gli adulti, adulti intendo insomma gli over 30. Però sì, io ho puntato molto a fare un locale un po' per tutte le fasce orarie, poi invece ci sono locali anche che lavorano molto bene perché hanno un'identità molto più precisa a livello, non so, ad esempio di ristorazione, che magari fanno solo quello, sulla cucina tradizionale. Ognuno poi ha il suo mercato, però oggi ci sarebbe bisogno di andare a pescare un po' dappertutto. A me incuriosisce questa cosa, perché proprio, diciamo così,
perché è proprio quella zona lì, no? Intanto, e come mai, cioè, se funziona così, tu ne sai più di me in generale, no? Che, cioè, come dire, un locale ne attira un altro ancora, un altro ancora. Perché si, cioè, ne aprono costantemente in quella zona, no? Cioè, ce ne passi ogni di altre sei zone mesi, esatto, città, a differenza di altre zone della città che invece magari si svuotano, dove comunque si fa più fatica, lì sì, immagino si farà sempre lo stesso fatica, però comunque la sensazione è che qualcuno c'è sempre, insomma, anche se ci passi una sera normale, ecco. Allora, l'effetto sinergico in città è fondamentale, cioè creare in un'area limitata, avere tante possibilità di offerta, quindi tanti locali. Questo è un vantaggio, cioè è il motivo per cui è esplosa Piazza Fontanesi alla fine, perché tu vai lì e sai comunque che ci sono tanti locali, tante offerte, e trovi anche la gente. Diciamo che nel complesso Reggio forse avrebbe bisogno di espandere questa zona, cioè siamo forse un po' troppo concentrati, lo dico anche a mio discapito, però diciamo, per il bene della città sarebbe a volte anche necessario avere varie aree che magari permettono al cittadino di fare un percorso dentro la città, di muoversi e vedere anche vivere la città anche in altri angoli, perché è una città molto bella. Penso ai portici dell'isolato San Rocco, che sono bellissimi e che magari fanno fatica perché sono una zona complessa come frequentazione della città. Cioè, ci sono delle realtà, secondo me, che andrebbero valorizzate, però qua è il privato che deve fare degli investimenti, non è facile, quindi non è che sia un settore in questo momento il nostro facile. Ma sai, poi uno pensa, sai cosa sogno? Io lo sento dire dagli anni 70, il mio sogno è aprire un locale. Non si apre un locale, così, apro il locale, cioè aprire un locale. Devi saperlo fare. Devi saperlo fare, e ha dei costi veramente molto, molto elevati, sia di preparazione che di gestione, o sbaglio? No, diciamolo, perché sennò la gente dice, prendi il locale, poi viene lì e si incazza perché non trova una stupidatina, oppure una madre. Di facile non c'è, onestamente non c'è più niente, e i locali soprattutto, cioè è una gestione molto complicata dal personale, ai costi di gestione generale, no? È un settore difficilissimo in questo momento, che è meglio che lo pensino solo i professionisti, c'è gente che ha un po' di esperienza, perché è veramente complicata, e chi non ce l'ha che si faccia aiutare, perché ci sono tante cose complicate anche in partenza, proprio a livello proprio di costruire le strategie, il business, che non è facile, non è più un mestiere per tutti come era anche lì negli anni 90, che si aprivano i locali e tutti funzionavano. Adesso aprono e chiudono perché ci vogliono delle professionalità. Ci vuole anche tanta fortuna a volte. Ecco, questo aspetto della fortuna non è come dire, trascurabile, perché a volte vedi anche dei locali molto belli che aprono con una bella volontà, poi pensi che in fondo non è neanche così importante che siano belli i locali, almeno nella nostra città non tutti funzionano perché sono belli. Il colpo di culo, il giro, le persone giuste. Però anche quello in qualche maniera fa parte del tuo lavoro. No, certo, no, ma non c'è mai dubbio. È chiaro che se un locale è brutto in un posto sfortunato e lavora, vuol dire che l'oste è molto bravo. Chiama i meriti a chi li deve avere. È chiaro che fortuna e sfortuna parla ad esempio del fatto quelli che hanno aperto due mesi prima del Covid, che si sono ritrovati magari un anno con i locali vuoti, o i cantieri che ti aprono davanti, cioè ci sono delle condizioni che a volte l'imprenditore si ritrova, non per colpa sua, in ginocchio, quindi questo dispiace sempre. Poi ovvio che diciamo che come in tutte le cose, chi è bravo alla fine i risultati viene premiato. Sì, come tutte le cose. Siamo sicuri di questo? No, sicuri no. faccio un po', guardo il bicchiere mezzo pieno, certo. Sono ottimista come sono sempre nella vita. C'è un altro aspetto che, diciamo, aggiunge difficoltà probabilmente, e qua dovremmo aprire un altro capitolo forse, che è quello della musica dal vivo, perché effettivamente molti locali un tempo avevano anche qualcosina, no? Qualche concerto ogni tanto, musica dal vivo eccetera, li trovi sempre più raramente, mi pare di capire, parallelamente all'altra parte credo che ci sia offerta, ce ne sia, no? Non è che manca l'offerta di musica, chi potrebbe suonare eccetera, sì, eccetera. È il tema dell'intrattenimento esatto, no? Cioè, allora cos'è che questa cosa qua non funziona più niente neanche questo. Allora, no, il live effettivamente negli ultimi anni si è un po' perso,
Poi ci sono, secondo me, due fattori: un po' l'abitudine, e perché è più facile, soprattutto per le generazioni giovani, concepire il discorso dei DJ set anche a livello dentro i locali, quindi è un po' più semplice gestire il DJ set piuttosto che fare un'offerta live, che è molto più complessa per i palchi, per i costi, eccetera eccetera. E poi sicuramente la città, diciamo così, non ha dei grossi spazi in questo momento per la musica dal vivo, e dentro la città è molto complicato farla per il discorso di permessi, dei rumori, le deroghe, queste cose qua. E in effetti i musicisti, o tanti amici musicisti, si lamentano che lavorano pochissimo. Anche questo sì. Un po' un peccato. Sì, molto. E la situazione DJ invece com'è? Sono tutti DJ. Sono tutti DJ adesso. Scusa Alfredo. Ma perché Alfredo sta organizzando una festa fra un po' la terra in novembre giù a Luzzara, praticamente vogliamo come di decretare la fine del basta. Anche il DJ a livello etimologico non ha più senso. Basta. Esistono solo le playlist. Solo l'intelligenza artificiale. Adesso è troppo facile, non vale più. Senti, inevitabilmente il tuo mestiere è un mestiere che ha a che fare con il pubblico, e di conseguenza ha a che fare anche con la pubblica amministrazione, con delle regole, che sono delle regole spesso anche molto molto rigide, alle quali adeguarsi. Prima stavamo citando il fatto semplicemente del rumore, del suono, la movida che non viene mai vista con, diciamo, di buon occhio, eccetera eccetera. Però tu sei anche rappresentante di categoria praticamente, quindi ecco, è anche l'occasione qua, visto che siamo sui canali di Telereggio, per fare alcune considerazioni sotto questo punto di vista. Ci vorrebbe un po' più di elasticità, dov'è che, diciamo, si potrebbe agire per cercare di agevolare le persone che investono fior di milioni, oltre che, diciamo, fior di anni nella loro vita in queste attività? Mi vuoi proprio mettere in difficoltà? No. Allora, puoi anche dire che va detto bene, è l'eterno dibattito di chi ha l'attività in centro, nelle città, in centro storico, tra il commercio e i residenti. Ecco, diciamo che noi siamo convinti al 200% che una città senza un commercio vivo non può andare avanti, quindi non può essere solo con la tutela dei residenti che si porta avanti la città. Anzi, purtroppo in città, nei centri storici, i residenti devono ogni tanto fare dei sacrifici e soffrire un po', perché le iniziative sono importanti. Reggio, secondo me, su questo, rispetto ai nostri vicini, è rimasto un po' indietro a livello di attività, di festival, di eventi musicali, di eventi di qualunque tipo culturali, di teatro, fatti in orari anche un po' più allungati dentro il centro storico. E questo un po' si vede, ce lo patiamo, ecco, rispetto a Modena, Parma, che sono un po' più vivi su queste cose qua. Poi non è sempre responsabilità dell'amministrazione, a volte anche il privato che non si attiva per proporre delle cose intelligenti o delle cose, diciamo, che sono sempre responsabilità comuni. Però crediamo che bisogna in questo momento dare un po' di corda un po' più lunga ai commercianti per fare. Poi è chiaro che se ci si ritrova sempre a parlare di DJ e DJ set, è chiaro che poi i residenti si stancano. Bisogna fare delle proposte intelligenti di livello, interessanti anche a livello musicale e di qualunque cosa, un po' anche a livello di sul food, di festival, di proposte di eventi per la città, per i weekend, che non sono solo estemporanei di una sera, ma che durano magari anche dei weekend interi. Ecco, il cibo è diventato veramente un elemento di attrazione fortissimo. Non era così negli anni 90, per chi, diciamo, ovviamente per la ristorazione lo è sempre stato, però per chi casomai aveva American Bar, sì, trovavi più facilmente le patatine sul banco o le noccioline, e un po' si chiudeva ma lì. Prima erano tutti DJ e sono anche tutti chef adesso. Esatto, adesso sono anche tutti chef. Però una cosa che mi ha colpito, visto che prima abbiamo parlato delle giovani generazioni, di come anche questo aspetto alla fine interessa anche le giovani generazioni. Cioè c'è un'esigenza, credo, anche da parte dei più giovani, non accontentarsi più della patatina o del... Assolutamente sì. A livello di attenzione sul food si è alzato tantissimo. Cioè, è veramente una cosa molto bella per il ristoratore. Perché, ecco, tu come l'affronti questo tempo? Per esempio nel tuo locale, che ha diverse ore, hai il cuoco dentro, hai... Sì, io ho uno staff in cucina e
io dalle 7, dalle 19 io parto con la cucina, vado a mangiare, magari all'inizio sono cose d'aperitivo, cose che si mangiano un po' anche con le mani, un po' più da abbinare ai cocktail, poi la cucina va avanti sostanzialmente come una ristorazione normale, anche se beh, io faccio una formula di tapas all'italiana, quindi magari una cosa un po' particolare, però sì sì, io ho una cucina operativa almeno fino alle 11 di sera, dalle 7 alle 11. Possiamo immaginare anche lo staff, ecco, parliamo anche dello staff, un locale come il tuo, che appunto apre, hai messo Midnight Groove della Love Unlimited Oil. No, perché io avevo detto che dovevamo preparare Midnight Groove della Love Unlimited, e una specie di nostalgia di quella che era la notte, questa notte che diciamo ha popolato film, libri, e che adesso ormai invece ha perso, grazie Alfredo, ha perso il suo fascino. A una struttura come la tua, cioè, quante persone ti ritrovi a gestire fra avventizi, camerieri, bar e ristoranti? Diciamo che ci dipende ovviamente dalle serate della settimana, perché il weekend hai più persone, che, però io in generale di base lavoro con 8-10 persone. Tanta roba! Sì, due in cucina, lavaggio, un altro al bar, due o tre in sala, quindi insomma si fa presto. Molto molto impegnativo, e basta perché... dire questo per capire i costi anche della gestione del locale. Chiedo alla regia perché abbiamo il timing coperto, non riesco a vedere quanti minuti abbiamo ancora a disposizione. Tre. E allora se Stefania tu non hai delle particolari domande, io volevo chiedere una cosa a Chico, diciamo così, anche qui un ritratto sincero, però sincero sì, insomma, comunque non è che puoi tradire, però del pubblico reggiano, cioè è un pubblico esigente, non è un pubblico esigente, ti dà dei problemi, vorresti che si comportasse in maniera un po' diversa, è facile dialogare, cioè se dovessi descriverlo a uno di Parma o di Modena. No, allora il reggiano ha le sue caratteristiche proprio tipiche, che cioè, siamo un popolo concreto, quindi la concretezza a volte è il limite del cinismo che viene fuori, perché il reggiano veramente, cioè, a livello anche di ristorazione, paga volentieri, non ci sono problemi da quel punto di vista lì, però deve essere tutto preciso come vuole lui. Le quantità, i prezzi, la qualità ovviamente, tutto quanto. Quindi io a volte, quando si parla tra ristoratori anche di altre città, il reggiano è poi considerato un po' quasi cinico, quindi bisogna essere molto attenti a quello che si propone, cioè non si può inventarsi delle cose o non troppo, ed è comunque, diciamo così, un pubblico molto educato, cioè il reggiano da quel punto di vista lì è un ottimo riferimento anche per creare format e queste cose, perché è un pubblico difficile, è abbastanza generale, composto comunque, molto educato, c'è molto composto, di venti, no, come dire, tra buttafuori e no, sicurezza per gestire. Le nostre origini sono quelle un po' legate al mondo dell'agricoltura, cioè arriviamo dalla campagna, le origini nostre, quindi insomma siamo molto terra terra, e questa è una cosa molto bella, cioè terra terra nel senso positivo, sì, è una cosa molto bella, una discrezione contadina, molto bella. Diciamo che da reggiano posso dire che, non so, a Parma e a Modena si fa vedere un po' di più, quello anche che non si ha, ecco, quindi quello a noi ce lo riconoscono, che siamo molto concreti. Comunque, Stefania, tu sei un abitante del centro, quindi potresti essere la prima... Con origini molto campagnoli. Potresti essere la prima a lamentarti, perché vivi proprio in centro storico, vicino a Piazza Fontanesi. In effetti in estate ovviamente tieni le finestre aperte, però io devo dire la verità, a me il vocio piace. Cioè, se proprio non c'è quella band che così, che proprio fa... E dopo non suona, ci pompa, per quello, vedi? Però in realtà a me non disturba, anzi mi addormento meglio, perché così mi fa compagnia, insomma. È tutta vita, diciamo, un po' di energia nel centro, esatto. Non guasta. Bene. Va bene, siamo in chiusura. Io volevo solo ricordare che È tutta cultura, lo potete rivedere anche online su YouTube, sul canale di Spazio Gerra, quindi chi avesse perso le puntate precedenti, siamo già ormai alla quinta, le puoi rivedere in qualsiasi momento sul nostro canale online. Vai Alfredo, vieni su con Midnight Groove mentre salutiamo Federico e il pubblico.